le intercettazioni sono uno strumento delicatissimo, non soltanto perché se uno sa che è intercettato può togliere per esempio le microspie, ma c'è un'ipotesi molto più grave, che se uno sa che è intercettato può parlare in modo a sé favorevole, inquinando le prove già acquisite prima. Dottor Davigo, lei ha scritto di recente un libro il cui titolo è Il sistema della corruzione. Secondo lei come si può intervenire per evitare queste disfunzionalità del sistema? La corruzione presenta alcune caratteristiche fondamentali, è seriale, cioè chi commette questi reati non li commette una volta soltanto, ma li commette tutte le volte che ne ha occasione con ragionevole certezza di impunità, quindi vuol dire sempre in Italia. Secondo, è diffusiva o contagiosa, nel senso che chi è dedito a queste pratiche cerca di coinvolgere altri soggetti, per creare un ambiente favorevole. Questo si ramifica fino a quando sono quelli per bene a doversene andare perché sono un pericolo per quelli per male. La corruzione poi dà vita a sistemi criminali, perché da un lato dà vita a un mercato illegale. I mercati illegali sono quei mercati in cui non c'è tutela giuridica. Per esempio la vendita di droga, per esempio la prostituzione, il traffico di esseri umani, il traffico di armi e così via. Io non posso, se vendo la cocaina e non me la pagano, andare dal giudice a farmi fare un decreto ingiuntivo, perché altrimenti finisco in galera. E il mercato illegale normalmente è autoregolamentato, cioè chi non rispetta le regole viene escluso dal mercato, ma questo funziona solo fino a quando il mercato ha dimensioni tali per cui tutti si conoscono, quantomeno indirettamente o per fama. Quando il mercato illegale è troppo ampio, questo sistema di autoregolamentazione non funziona più e quindi interviene a regolarlo qualche soggetto esterno, di solito il crimine organizzato. E un imprenditore mi disse di aver pagato tangenti in Lombardia e in Sicilia, disse in Sicilia le cose vanno più o meno come in Lombardia, solo che là c'è molta più disciplina. E certo, perché c'era Cosa Nostra che regolamentava il meccanismo del mercato illegale. Questa è la questione. Cosa bisogna fare per fronteggiare un sistema criminale? Usare i meccanismi che si usano per fronteggiare i sistemi criminali. Quindi non far finta che siano casi isolati di uno una volta che per distrazione ha preso una mazzetta, ma trattarli da quello che sono, sistemi criminali. Allora, primo, una premialità molto forte, normativa sulla protezione e l'assistenza ai testimoni di giustizia, normativa sulla protezione e riduzione di pena, secondo me fino all'impunità per i collaboratori di giustizia. Tra l'altro chi in questa materia parla per davvero, cioè dice tutto quello che sa, diventa inidoneo a commettere questi reati, perché se un funzionario pubblico che ha preso tangenti racconta facendo l'elenco quello che ha fatto, facendo l'elenco di tutti quelli che l'hanno pagato, non troverà più nessuno disposto a pagarlo. Allo stesso modo un imprenditore che quando viene scoperto per aver pagato tangenti elenca tutti i funzionari pubblici che ha pagato, non troverà più nessun funzionario pubblico disposto a ricevere denaro da lui, quindi diventa inidoneo, è già rieducato per forza. E la seconda cosa, secondo me, le operazioni sotto copertura, perché per esempio gli appalti sono per lo più risultati condizionati pesantemente da cartelli di imprese che si accordavano tra di loro per dividerseli. Allora tutta la normativa stringente sugli appalti non serve a niente, perché dà fastidio alle imprese per bene e non fa niente alle imprese per male che si mettono d'accordo. Come si sgretolano questi cartelli se non potendo mandare ufficiali di polizia giudiziaria direttamente o tramite persone interposte a fingersi imprenditori che partecipano a una gara per scoprire che ci sono questi cartelli, per esempio? Come si può combattere il familismo amorale nella pubblica amministrazione? Sì. Il familismo morale vuol dire quando uno antepone gli interessi della propria famiglia, non necessariamente quella politica, di solito quella naturale, figli, nipoti, cugini, parenti, agli interessi generali. La Costituzione prevede che i dipendenti pubblici siano assunti di regola mediante concorso, per i magistrati addirittura solo mediante concorso. Il problema è che in Italia di solito i dipendenti pubblici non sono affatto assunti mediante concorso, vengono assunti in modi vari, chiamata, precariato, eccetera. Questo ha come prima conseguenza che normalmente non sono fedeli alla Repubblica ma al padrino politico che li ha messi lì. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che non hanno il più delle volte un senso di appartenenza all'amministrazione di cui fanno parte, che deriva da professionalità elevata, dal senso anche dall'orgoglio appunto di essere bravi, di essere stati scelti perché bravi, perché se quel che conta è il rapporto di fedeltà personale e non della capacità professionale, viene meno anche questo. In altri paesi, per esempio la Francia con la sua amministrazione o il civil service britannico, questo orgoglio di appartenenza c'è.
ed è anche normale che queste amministrazioni siano un ostacolo serio a eventuali tentativi di devianza da parte degli organi sovraordinati, di solito quelli politici. Quando ordinano cose illegali si rifiutano di farle. Da noi, se uno si rifiuta di farle, probabilmente passa dei guai o comunque, nell'ipotesi migliore, non lo promuovono. Cosa si può fare affinché non vi sia un contributo agli indagati di notizie relative alle indagini in corso? Allora, per evitare inquinamenti di prove ci sono due esigenze del tutto diverse. La prima è quella di unificare le fattispecie. Meno reati ci sono come fattispecie astratte, meglio è. Poi c'è la tutela delle indagini, perché il segreto, che in Italia viene sempre invocato a sproposito a tutela della reputazione, dimenticandosi che il segreto non serve a tutelare la reputazione, il segreto serve a tutelare le indagini. La reputazione è tutelata dalle norme sulla diffamazione. Se io scrivo una roba falsa, ne rispondo. Se io scrivo una roba vera, no. E quindi non si può dire sono un ladro ma non si deve sapere, per esempio, anche se abitualmente viene utilizzato questo sistema. Allora, se un funzionario pubblico rivela segreti d'ufficio commette un reato grave, in ipotesi aggravata punito fino a 5 anni di reclusione. Se io poi informo qualcuno delle indagini determinando un aiuto a sottrarsi alle investigazioni dell'autorità è favoreggiamento personale. Per esempio, le intercettazioni sono uno strumento delicatissimo, non soltanto perché se uno sa che è intercettato può togliere per esempio le microspie, ma c'è un'ipotesi molto più grave, che se uno sa che è intercettato può parlare in modo a sé favorevole, inquinando le prove già acquisite prima. Il sistema politico ha agevolato il lavoro della magistratura oppure nel tempo, per esempio da Mani Pulite, e quindi nel corso degli ultimi 25 anni, ha ostacolato? Ma negli ultimi 25 anni la classe politica, per quanto riguarda in particolare le indagini e i processi in tema di corruzione, si è data molto da fare, non per stroncare la corruzione, ma per stroncare le indagini e i processi, facendo leggi che impedivano le indagini, azzeravano le prove acquisite, creavano enormi difficoltà, con una certa differenza tra il centrodestra e il centrosinistra, che il centrodestra le ha fatte così grosse e così male che di solito non hanno funzionato, o sono state dichiarate incostituzionali o comunque è stata data un'interpretazione che ne consentiva di limitarne i danni, mentre il centrosinistra le ha fatte molto mirate ottenendo risultati. Per quanto riguarda poi invece l'andamento generale della giustizia, non sono state fatte riforme che la rendano più efficiente, sono state fatte riforme che di solito non hanno inciso per niente, qualche volta peggiorative. Come si potrebbe rendere la giustizia effettiva e non semplicemente teorica? Allora, sono tre le cose da fare, oltre poi ad aggiustamenti tecnici del codice di procedura penale, che per come oggi è scritto apposta per non farlo funzionare. La prima è quella di ridurre drasticamente il numero dei procedimenti in primo grado attraverso un'ampia depenalizzazione e incentivando più seriamente i riti alternativi. Il secondo tipo di intervento riguarda le impugnazioni. In Italia abbiamo un numero sterminato di appelli che altrove è sconosciuto. Allora, bisognerebbe abolire il divieto di reformatio in peius in appello, cioè oggi la Corte d'Appello, se appellante è solo imputato, non gli può aumentare la pena, quindi tutti fanno appelli a capocchia, perché tanto non rischiano nulla. In Francia non è così e solo il 40% delle sentenze di condanna appena da eseguire viene appellato, perché uno fa appello e prende di più e quindi ci pensa prima di fare appello. Di regola accade che quando qualcuno viene accusato di qualcosa, se ricopre un importante incarico, di solito elettivo o di nomina politica, perché per gli impiegati pubblici il discorso in parte è diverso, se finiscono nei guai e viene esercitata l'azione penale di norma vengono sospesi. Si dice aspettiamo le sentenze. Aspettiamo le sentenze significa rimettere all'autorità giudiziaria decisioni squisitamente politiche, perché decidere la carriera di un uomo politico in un senso o nell'altro, sia nel senso della condanna che nel senso della assoluzione, carica il processo di tensioni che altrimenti non ci sarebbero. Se noi processassimo degli ex già allontanati dai posti di responsabilità dai loro pari, tutto quello che accade nei processi avrebbe interesse storico e non interesse politico immediato. Si dice, ma noi non sappiamo esattamente come sono andate le cose. Può essere, a volte davvero non si sa, ma faccio alcuni esempi di quando si sa benissimo come sono andate le cose e non si interviene. A Milano nel 2000 o nel 2001 venne arrestato in flagranza un consigliere provinciale mentre chiedeva 360 milioni di lire, l'equivalente di 180 mila euro, a un imprenditore per permettergli l'apertura di un centro commerciale. La richiesta era videoregistrata, quindi non c'era dubbio su ciò che avesse fatto. Poi puoi discutere nel processo che tipo di reato sia.
ma dal punto di vista dell'opportunità politica dovrebbe già essere sufficiente. Comunque questo fu tratto a giudizio con rito direttissimo, condannato 2 anni di reclusione per tentata concussione. All'indomani il prefetto scrisse al consiglio provinciale dicendo: lo dovete sospendere perché, secondo la legge vigente all'epoca, gli amministratori locali che riportano condanna non inferiore a 2 anni per reati contro la pubblica amministrazione dovevano essere sospesi. Il Consiglio Provinciale di Milano ha respinto la richiesta di sospensione con questa argomentazione che io trovo divertente, dicendo: secondo noi la sospensione obbligatoria è solo per i reati consumati, ma nel suo caso la concussione era solo tentata. Io ricordo di aver commentato in un'intervista: siccome non ce l'ha fatta a prendere i soldi, gli danno un'altra chance. Perché questo significa non... È difficile spiegarsi per quale ragione, cambiando i governi, cambiando le amministrazioni, non sembra esservi un atteggiamento di fermezza nei confronti della lotta alla corruzione, ma la stessa cosa accade pari pari nei confronti dell'evasione fiscale. Più o meno tutti i governi che si succedono annunciano una dura lotta all'evasione fiscale, cominciando con un condono, quindi perdonando intanto gli evasori, che non mi sembra un bel modo di fare la lotta all'evasione fiscale. Probabilmente la spiegazione sta nel fatto che se si affronta la corruzione così come se si affronta l'evasione fiscale, si tutelano tutti i cittadini, i quali però non gliene importa granché perché non hanno un immediato beneficio, ce l'avranno a lunga distanza, mentre quelli che subiscono le conseguenze, cioè gli evasori che devono pagare le imposte o i tangentisti che non riescono più a diventare ricchi, farebbero pesare tutta la loro forza, che comunque è di solito notevole perché hanno importanti mezzi finanziari, perché hanno importanti relazioni, per impedirlo. Questa può essere una spiegazione. Poi c'è una spiegazione deteriore, che non è la mia però, ma è di Giuliano Ferrara, e che io ho trovato agghiacciante. In un dibattito che ho fatto su Micromega, il moderatore, che era Paolo Flores d'Arcais, ha chiesto a Giuliano Ferrara, ricordando quel che si diceva di Andreotti e dei suoi archivi, dice: ma è vero che per fare politica bisogna avere capacità di ricatto? E Giuliano Ferrara rispose: no, per fare politica bisogna essere ricattabili, perché così si è disposti a fare fronte comune, che a me sembra la logica di un'organizzazione mafiosa.